Amici di Telepatti e Gioiosa Today, siamo al Lido Capo Calavà per conoscere un po' i turisti che vengono in questa deliziosa location. Lei da dove viene? Arriviamo dalla provincia di Pavia, dell'Oltrepò Pavese. È da tanto tempo che viene qua o è la prima volta? È la seconda volta. Che cosa le ha fatto scegliere di tornare proprio qui al Lido Capo Calavà? La bellezza del mare, la calma, la tranquillità e così le persone speciali della Sicilia. Ha avuto modo di apprezzare anche le proposte culinarie del Lido o siciliane in generale? Assolutamente sì. Qual è la pietanza o il dolce che preferisce di più? Senz'altro la granita. Pensa di tornare qui al Lido Capo Calavà? Assolutamente sì. La ringrazio molto e buona permanenza qui a Capo Calavà. Grazie, grazie mille. Salve. E allora, come si chiama lei? Gloria. Da dove viene? San Damiano al Colle. Come si trova qui a Capo Calavà, in Sicilia in generale? Molto bene. Come ha conosciuto questo posto? Perché sono la sua morosa e sua mamma è di Gioiosa. Quindi avete delle referenze particolari. Esatto. Qual è la cosa che ha apprezzato di più qua in Sicilia, in particolare a Capo Calavà? Il cibo. In particolare, andiamo sullo specifico? Gli arancini. Perfetto. Come si chiama lei, ha detto? Gloria. Un saluto per gli amici che ci ascoltano. Ciao! Buongiorno, da dove venite? Da Paternò. Come mai avete scelto il Lido Capo Calavà? È la prima volta che veniamo. Esatto. E volevamo vedere com'è la zona. Avete avuto modo di apprezzare i gelati, la cucina? Sì, sì, proprio adesso. Che cos'è che avete apprezzato di più? Il gelato, i dolci in generale, i dolci. Il mare, il paesaggio, l'ospitalità? Sì, 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 sì. Ci è piaciuto molto. Pensate di tornare? Sì, però la strada c'è un bel po' di strada, quindi non lo so. Ne vale la pena? Sì, sì, sì. Un saluto per gli amici che ci seguono su Telepatti e Gioiosa Today. Ciao. Ciao. E veniamo al signore che mi ricorda un attore. Non so dire il nome, ma mi ricorda qualcuno. Come si chiama? Io mi chiamo Gianni Giuffrida. Da dove viene? Da Paternò. Come ha scoperto il Lido Capo Calavà? Guardi, c'è una storia. Si immagina che io venivo quando avevo 16 anni, col Vespone. Partivo da Paternò e arrivo qua. Quindi ha avuto delle esperienze indimenticabili. Bravo, bravissimo, bravissimo, veramente indimenticabile. Tornando qua, i sogni si... Stamattina ho trovato tutto cambiato, perché 37 anni ho trovato tutto cambiato. Spero in meglio. In meglio, in meglio, certo, sicuramente in meglio, certo. Bello, comunque, sempre bello e rimane sempre nella mia fantasia dell'adolescenza. Cosa ha apprezzato di più del Lido Capo Calavà? Allora, il Lido l'ho trovato quando venivo io, non esisteva, però ci siamo trovati bene, abbiamo pranzato anche qua, sì, devo dire che ci siamo trovati bene, tutta la giornata bene veramente. Il pranzo com'è andato? Bene, bene, bene. Buonasera, da dove viene? Ascoli Piceno. Come si chiama? Marco. Come ha scoperto Capo Calavà? Tramite amici, ce l'hanno consigliato ed è bellissimo. Cosa avete trovato in particolare che vi ha colpito in questa location? Beh, in primis l'acqua, è bellissima. E poi anche il parco qui è stupendo. Siete saliti in cima sulla scogliera? No, saliamo stasera. Al tramonto è qualcosa di spettacolare. Ci hanno detto così e immagino di sì. Avete avuto modo anche di assaporare i prodotti qua del Lido o non avete ancora avuto modo di apprezzare la cucina qua di Capo Calavà? Assolutamente sì, abbiamo fatto un bel pranzo lungo. Bellissimo, una grigliata di pesce infinita. Consiglierebbe ai suoi amici di venire qua? Certamente, è bellissimo. Lo abbiamo già consigliato tramite messaggio a vari amici che sono in Sicilia pure loro. Un saluto a tutti di Telepatti e a tutta la Sicilia, grazie dell'ospitalità.
La signorina invece viene sempre dalle Marche, immagino. Sì, io anche vengo da Ascoli Piceno. Come si trova qui a Capo Calabra? Benissimo, sì, mi piace molto il mare, il cibo, è tutto buonissimo, si sta benissimo. Vedo che l'avete consigliato anche ai vostri amici, sì. Pensa di tornarci anche lei? Volentieri, io spero proprio di sì, insomma, anche nelle prossime vacanze. Avete fatto una vacanza lunga o un mordi e fuggi a causa del coronavirus? Una settimana, però giriamo qua e là per la Sicilia. A questo punto vorremmo sapere dove siete stati, giusto per avere un'idea. Allora, in Sicilia adesso per ora a Milazzo, poi andremo a Siracusa e Ortigia. Anche Cefalumeri. Sì, lo so, però... Bisognerebbe stare un mesetto in Sicilia. Sì, almeno, sì. E allora, buona permanenza e un arrivederci. Grazie mille, grazie a voi. Domenica in spiaggia a Capo Calavà è lietata anche da questo strumentista che si chiama? Carmelo Caruso, in arte Mel Sax. E questo è un posto stupendo, molto turistico e vale la pena suonare qua in questo bellissimo posto che è pieno di turisti sia dalla parte orientale che dalla parte occidentale della Sicilia, che vengono da Palermo, vengono anche da Catania. E... anche da tutta Italia e dall'estero. Sì, anche da, effettivamente anche dall'estero. E comunque è un piacere suonare qua perché c'è una spiaggia che è stupenda. Poi si mangia anche bene nel locale, le persone mai conoscono Capo Calavà, che è spettacolare. E poi c'è il grande Eventi, che è Gaetano, Gaeventi, che è su Facebook. E io sono anche su Facebook, su come Mel Sax, Carmelo Caruso Mel Sax.